La stagione 2015-2016 dell'Alessandria partirà da Bardonecchia, località montana piemontese, già sede del ritiro estivo di due formazioni di Serie A, Juventus e Sampdoria. Nei giorni scorsi la presentazione ufficiale nella sala del comune della Valsusa, con il presidente Luca Di Masi, accompagnato dal nuovo allenatore Scienza e dallo staff tecnico al completo, per la visita alle strutture che ospiteranno la squadra dal 18 luglio al 1 agosto presso l'hotel Cafiore. I giocatori grigi avranno a disposizione la piscina e la palestra dell'albergo, vicino al campo di allenamento, dove verrà allestita per l'occasione una tribuna da circa 500 posti, per ospitare i tifosi grigi che vorranno assistere agli allenamenti e alle prime amichevoli dell'Alessandria targata Scienza. Dal calcio al basket, con l'appuntamento con la 24 ore di Borgo Rovereto, in programma domani e domenica presso l'area ex Gil di Alessandria. L'iniziativa sportiva a scopo benefico prenderà il via alle 12 di sabato per terminare appunto 24 ore dopo senza soste. Sono già molti i turni di gioco coperti, con le finestre dedicate ai bimbi dai 10 ai 12 anni e ai loro genitori, quella riservata ad avvocati contro magistrati, rugbisti e amici, i Chisaka Bulls, fino alla chiusura dedicata ai bambini più piccoli da 5 a 10 anni. Confermata anche la gara dal tiro da 3 punti allo scoccare di ogni ora, con finalissima la domenica mattina. Il momento aperitivo alle 19 del sabato e un premio a sorpresa in arrivo direttamente dalla Serie A. Da non perdere anche il momento clou allo scoccare della mezzanotte, quando partiranno i festeggiamenti per il decennale di una manifestazione diventata appuntamento fisso nel calendario estivo della città di Alessandria. Il meteo, in collaborazione con Punto Fuoco di Tortona, azienda leader nella vendita di caldaie e stufe a pellet Montegrappa, autorizzata all'installazione e certificazione delle canne fumarie, con il rilascio del libretto d'impianto diventato obbligatorio. Punto Fuoco di Tortona mette a disposizione il proprio ufficio tecnico per fornirvi consulenza e informazioni sulle nuove normative riguardanti caldaie e stufe a pellet. Punto Fuoco è a Tortona sulla circonvallazione, angolo via Pernigotti. Sabato 20 e domenica 21 giugno a Francavilla Bisio torna la classica Benvenuta Estate. Due ghiotte occasioni in cui poter gustare specialità che hanno un'origine ligure, ma che abitualmente fanno parte della cucina locale. Per iniziare, il menù propone un misto di salame crudo nostrano e di coppa di zibello, insalata russa, croccanti verdure in pastella. A seguire, il mito incontestabile che ha reso famoso Francavilla Bisio, il raviolo. Dal 2010 tutelato dal marchio Deco, preparato solo con ingredienti di prima qualità, da gustare nei tre modi, al vino, al sugo, a culo nudo. Inoltre cannelloni di ricotta ed erbette con besciamella al basilico, coniglio alla ligure con olive, pinoli e sughetto, lonza arrosto con patate ed infine, per concludere in dolcezza, i dessert artigianali, torta di frutta fresca, torta gelato, panna cotta e gran crema caffè. Si cena al coperto dalle 19 in poi presso gli spazi pubblici dell'area Proloco. Sabato 20 e domenica 21 giugno, Benvenuta Estate a Francavilla Bisio. Vi aspettiamo! Parco acquatico Lavagello, vi aspettiamo a Castelletto d'Orba. Troverete un incredibile multi-race foam a 4 corsie, lo scivolo più veloce d'Europa, una nuova laguna caraibica di ultima generazione con idromassaggi, solarium acquatico e un'isola bimbi con 7 scivoli. Per i più temerari, Black Hole e Rapid River. Attrazioni per adulti e per bambini per un'estate all'insegna del divertimento e del relax. Il Parco acquatico Lavagello vi aspetta a Castelletto d'Orba.